certo di avere una Costituzione che funziona peggio di quella attuale. Noi abbiamo molti problemi nel funzionamento del sistema politico attuale, ma non ci sono tali e tante urgenze che giustifichino un intervento così massiccio e soprattutto devastante su alcuni punti importanti, che sono la formazione, le funzioni del Parlamento e l'assetto delle autonomie territoriali. Favorevole potrebbe essere molto importante se nascesse davvero un Senato delle autonomie, un Senato delle regioni, cioè che riuscisse a rappresentare la tradizione, la forza, le iniziative dei territori a livello parlamentare centrale. Il guaio è che viene formato in realtà questo nuovo Senato in un modo discutibilissimo, in un modo tale che sarà un organo debole, un organo eterogeneo, poco qualificato, e soprattutto poi privo di tutte quelle funzioni che un organo come un Senato delle Regioni, un Senato delle Autonomie dovrebbe avere. Cioè, è inutile creare un nuovo organo, tra l'altro malfunzionante probabilmente, privo dei poteri di tutelare le regioni e i territori. Il messaggio fondamentale è che tutti devono impegnarsi più seriamente e in modo civile e forte nella politica, perché la politica, la migliore politica, la buona politica condiziona la vita di ciascuno di noi e di tutti gli altri. Quindi non ci si può ritirare a criticare soltanto, bisogna sporcarsi le mani nel senso metaforico, non nel senso vero, cioè bisogna impegnarsi a far migliorare le cose. E questa è un'occasione anche importante, cioè le nostre istituzioni devono funzionare decisamente meglio. E se non si impegnano i giovani, poi non possono neanche lamentarsi del mondo non bello in cui si trovano. L'importante vantaggio della riforma è quello di introdurre un bicameralismo differenziato tra Camera e Senato, non un bicameralismo in cui la Camera e il Senato fanno le stesse cose e, dovendo fare le stesse cose, rallentano moltissimo il procedimento di formazione delle leggi. Il Senato invece non ha più i poteri che ha adesso, ma ne acquista altri che sono soprattutto concentrati sul fatto di rappresentare le regioni, che in questo momento in Italia sono rappresentate soltanto in sede di governo a livello centrale, mentre sarebbero rappresentate anche in una Camera politica, rappresentativa, come sarà il Senato. Rappresentanti delle autonomie servono a garantire le autonomie sostanzialmente, nel senso che le leggi costituzionali e le leggi di attuazione delle norme della Costituzione sui rapporti fra Stato, Regioni e autonomie sono votate dalla Camera e dal Senato come adesso, mentre tutte le altre leggi sono votate soltanto dalla Camera e il Senato può proporre modifiche. Perché questo sistema? Perché le autonomie sono garantite quando si tratta di cambiare la Costituzione o di cambiare le leggi che le riguardano più direttamente. In tutti gli altri casi invece non c'è bisogno. Perché? Perché le competenze legislative ora sono o dello Stato, e allora le approva la Camera, o delle regioni, e allora se le fanno le regioni. Il Senato ha delle funzioni diverse che riguardano la valutazione dell'attuazione delle leggi e il rapporto fra l'Unione Europea, lo Stato e le regioni. Con la premessa della domanda,
e penso che una organizzazione come quella che è stata avviata a Rimini questa sera e nelle altre occasioni in cui già si è tenuta e si terrà sia il modo più intelligente per poter riavvicinare i giovani alla politica, cioè quello di saltare l'alternativa terribile fra il guardare la politica in televisione e il semplicemente pensare che la politica non serva più a niente e che sia ormai un'attività in cui non vale la pena di impegnarsi perché è tutta una perdita di tempo.